L'ultima domanda davvero, perché dobbiamo dare spazio a tutti, prego. Volevo sapere cosa ne pensava lei della faccenda che ci sono già, sembrerebbe, degli organi di governo di altri stati che parlano già di relazioni con extraterrestri, per cui volevo far scendere un po' il livello, visto che qua si parla di avvistamenti, ma sembrerebbe che ci sono già dei contatti con delle entità extraterrestri. Volevo capire, sapere se lei ce lo può dire, che cosa ne pensa. Grazie, grazie della domanda. Anche questa volta grazie. Allora, in questo caso mi sento di dare due risposte, se mi viene consentito. Prego. Una è quella istituzionale e una da Arturo Carter. Prego. Perché ancorché io indossi un uniforme, ma sono un cittadino anch'io, perché quando parlo dei cittadini parlo anche di me stesso. Allora, istituzionalmente devo dire che dagli archivi noi non abbiamo queste evidenze, non emerge, e quindi istituzionalmente per me è difficile dire, asserire o confermare l'informazione. Da cittadino ho la curiosità, ho come dire, la volontà magari di capire di più, di approfondire, ecco. Quindi diciamo la risposta è istituzionalmente noi aeronautica militare che curiamo per l'Italia questa tematica, non abbiamo evidenza di quello che lei prima diceva, che altri stati, le dice, stanno asserendo. Grazie al colonnello Carter, è stato non solo cortese ma anche molto chiaro nella sua spiegazione. Avete sentito, se avete domande si possono rivolgere queste domande, avete visto prima l'indirizzo, poi ve lo ridaremo magari successivamente, abbiamo un suo collaboratore che rimane qui con noi, chi ha domande per l'aeronautica militare su questo argomento è libero di farle senza segreti. Al volissimo. Avete sentito? Un pilota dell'aeronautica ha mai segnalato un ovni, che lei sappia, colonnello? Sì, negli archivi abbiamo questa segnalazione, erano elicotteristi. Che hanno visto qualcosa di strano, anche in quel caso non noto. Non associabile. E quindi è rimasto un mistero, sì, per voi. Sì, sì. Mi scusi, in quale regione? Sardegna, se non ricordo male. Perfetto, grazie di nuovo, l'aspetta l'aereo, non vogliamo farglielo perdere, è stato gentilissimo. Facciamo un cambio sicuramente di impostazione. Abbiamo sentito le versioni ufficiali dell'aeronautica, che abbiamo capito non fa analisi dell'oggetto in sé. Una volta che ha escluso che si tratti di pallone aerostatico, di un fumo, di una lanterna cinese, cataloga semplicemente l'avvistamento in ciò che non è identificato e lascia che siano poi altri organi scientifici o di diversa ricerca a fare una propria valutazione su cosa potesse essere quel oggetto non identificato. Chiaramente è argomento ideale per chi si appassiona di UFO. Sulla base di questi avvistamenti ufficiali che arrivano all'aeronautica e di tantissimi altri che invece non arrivano, perché non tutti vanno dai carabinieri ovviamente a dire ho visto una cosa strana in cielo, anche magari per evitare di passare giustamente per persone un po' fuori di sé. Molte persone vedono e magari lo raccontano all'amico, lo raccontano al marito, alla moglie o agli amici al bar, ma non vanno dai carabinieri. Una quantità di segnalazioni enorme che rimane, diciamo così, nel sommerso del fenomeno. Chi se ne occupa? Se ne occupano gli ufologi, se ne occupano le persone che in qualche caso da anni, da decenni, studiano questi fenomeni con grande attenzione e con grande serietà. Abbiamo ospite colui che possiamo definire il decano dell'ufologia italiana, che sicuramente ne ha viste tante, ne ha sentite tante in tutti questi anni, e anche da militare ha avuto una sua esperienza specifica in questo contesto, perché ha ricordi e testimonianze da riportarci. Non posso che parlare di Roberto Pinotti. Anticipo che Roberto è di passaggio perché ha un impegno molto importante che lo attende altrove, sarà, ahimè, veloce ma sicuramente esaustivo come lui sa fare. Grazie.
Allora, è stato giustamente detto che il privato cittadino si... Allora, è stato giustamente detto che il privato cittadino di fronte a questo fenomeno si attiva, quindi segnala e va bene. E siamo tutti privati cittadini, dai piloti, come è stato giustamente detto, a loro della strada. È ovvio che in tutto il mondo, a partire dal 47, anno in cui la stampa ha iniziato a occuparsi del tema, privati cittadini si sono riuniti in associazioni, serissime spesso, in tutto il mondo, con lo scopo di fare luce con metodologia scientifica sul tema. Chiaramente non sono ovviamente organismi ufficiali. In questo discorso va detto che, per esempio, per quello che riguarda l'Italia, c'è un po' la tendenza a pensare che l'Italia sia o un paese povero di queste cose, o che comunque il tema sia più che altro relativo all'estero. Non è vero. Vedete, il colonnello Carter prima ci ha detto giustamente che a tutt'oggi negli archivi ufficiali dell'Aeronautica Militare ci sono 455 più di lì dossier. Tenete presente che il Centro Ufologico Nazionale, nei 50 anni di esistenza che ha alle spalle e nella competenza che lo rendono una delle primarie associazioni di questo tipo al mondo, ha riunito in 6 volumi pubblicati regolarmente, unico caso al mondo, la bellezza di oltre 12.000 rapporti. Quindi il discorso è completamente diverso. Perché? Per una ragione molto semplice. Il privato cittadino non va dalle autorità a raccontare queste cose, per ragioni varie, di tipo professionale, di tipo, diciamo, timidezza, chiamatela come volete, però sostanzialmente questo avviene spesso quando e se i cittadini sono in gruppo. L'isolato quasi mai riporta le cose. Secondo una statistica fatta dalla massima autorità mondiale a livello scientifico in questo campo, il professor Joseph Allen Hynek, astrofisico americano, che è stato il consulente scientifico dell'aeronautica militare americana su questo tema, solo un caso su 8 raggiunge l'opinione pubblica. Quindi fatevi i vostri conti. Oggi statisticamente cosa sappiamo, ripeto, sappiamo, non ipotizziamo, e lo vedrete ribadito dopo. Noi siamo oggi, in quasi 70 anni, in presenza di 1 milione di casi documentati in tutto il mondo. Di questi, 200.000 almeno sono di fonte istituzionale. Quando dico fonte istituzionale mi riferisco anche ai 455 dossier dell'Aeronautica Militare Italiana, soltanto che ovviamente questi dossier sono da altre parti. Nelle aeronautiche militari dei vari paesi del mondo. Non deve meravigliare che fin dall'inizio il fenomeno sia stato segretato, perché tutti hanno affidato la cosa ai militari dell'aeronautica ovunque, e la prassi è questa. Poi il momento politico in passato era anche diverso, tutto quello che volete, però una cosa la devo dire, tenete presente che ogni documento ha un diverso grado di classifica. Non ve la illustro, non ce n'è bisogno, entreremo troppo nei dettagli, ma quel che conta sapere è che, se è vero come è vero che i casi dell'aeronautica militare italiana sono declassificati, questi sono i casi che sono pervenuti lì. Ci sono, e su questo non c'è alcun dubbio, come è stato ipotizzato da qualcuno, casi che hanno una classifica di segretezza più elevata e come tale restano segreti. È giusto che sia così, è la prassi. Naturalmente può darsi che un giorno qualcuno opererà una liberatoria. Per esempio, noi sappiamo che l'autista del Presidente della Repubblica, Antonio Segni, a Castel Porziano, nei primi anni 60, è stato diretto protagonista di un fenomeno di questo tipo a distanza molto ravvicinata. Se ne sono occupati i vertici al massimo livello dei servizi segreti italiani. Questa cosa noi l'abbiamo saputo, da sapete da chi? Dall'aeronautica militare americana, cui i nostri servizi hanno confidato la cosa. Se no non l'avremmo mai saputo. Rendo l'idea? Aggiungo una cosa. Per quello che mi riguarda, non ho molto tempo di farvi vedere cose. L'avrei fatto volentieri. Lo farò in Svizzera, a Lugano, questo pomeriggio. Però una cosa o due le devo dire. Allora, io mi trovo in una situazione particolare, perché qualcuno mi ha chiamato... Decano, non mi piace. No, anche perché io ho cominciato a occuparmi di questo problema molto giovane, ho 71 anni.
forse non li dimostra, ma ho 71 anni. Ho avuto esperienze esaltanti nella mia vita su questo fronte. Io faccio studio questo problema da oltre mezzo secolo. Permettetemi, 50 anni di ufologia attiva non è poco. Sono considerato effettivamente molto più all'estero che in Italia, come non ci sia. Sono uno di quelli che ha visto, ha fatto le pulci agli archivi dell'aeronautica, perché mi hanno fatto vedere tutto, e ho pubblicato con un forte anticipo rispetto ai colleghi Sinapi e Petrilli ben due Oscar Mondadori con tutta la casistica dell'aeronautica precedente. Quindi voglio dire, sfondiamo una porta aperta. Siamo in ottimi rapporti con l'aeronautica, come logico che sia. E una cosa, questo è un primato oggi. Oggi è la prima volta che un addetto del reparto generale sicurezza parla a una manifestazione in Italia. Perché non in Italia è successo. Io da 23 anni col governo della Repubblica di San Marino organizzo tutti gli anni il simposio mondiale su UFO, che è una delle massime assisi mondiali in questo campo. E nel 2000, grazie alla lungimiranza del capo di Stato Maggiore di allora, il capo del reparto generale sicurezza, allora in carica, generale Minero, è venuto con altri due colleghi in divisa a fare una relazione nella Repubblica di San Marino al nostro congresso. Quindi vedete che i tempi cambiano. Diciamo due parole, l'aeronautica militare americana ha studiato il tema in maniera molto politica, perché dal 47 al dicembre del 69 ha operato negli Stati Uniti il Project Blue Book dell'aeronautica militare americana, mitico. 12.000 segnalazioni e 12.000 inchieste sul territorio metropolitano degli USA in questo arco temporale, non è poco. Agli atti sono rimasti 701 casi inspiegabili, che sono lo zoccolo duro del fenomeno UFO, sono il 6-7% grosso modo. Poi nel dicembre del 69 c'è stato il colpo di scena. L'aeronautica militare americana, con un giochino, perché è stato un giochino politico questo, ha archiviato il tutto. Perché? Perché ha fatto un gioco molto semplice su cui il contribuente americano è molto sensibile. Ha detto, cari signori, dopo 22 anni e passa di attività, abbiamo sicuramente capito che il fenomeno non costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti d'America. Ed è esattamente quello che vi ha detto prima il collega Cattello. Non c'è nessuna ostilità da parte dell'UFO. Questo è documentato. Sono risulta. Allora dice, a questo punto, perché mai tenere in piedi un gruppo di studio militare, governativo, che segue gli UFO, che ovviamente grava sul contribuente. Chi vuole lo faccia a sue spese come privato e siamo tutti contenti. E hanno sciolto il Project Blue Book. Da quel momento però, purtroppo, in America il discorso è diventato di appannaggio dell'intelligence. E questo è un problema. Va aggiunto, perché è stato detto da una signora che ha fatto una domanda, che però in America c'è una bella cosa che noi non abbiamo in Italia, il Freedom of Information Act, la legge sulla libertà di informazione, che consente al privato cittadino, anche all'ultimo paria, se ha gli estremi o se è in grado di ricostruire gli estremi di un documento governativo, di richiederlo al governo. E il governo glielo deve dare al prezzo di fotocopia. Naturalmente il governo si può in qualche maniera prendere anche il diritto di censurare in tutto o in parte tutto questo. Sappiate che a tutt'oggi ci sono non meno di 20.000 pagine che sono state ottenute negli Stati Uniti con questo sistema. Tutti i rapporti sugli UFO nella nazione a stelle e strisce realizzati da FBI, CIA e NSA, la National Security Agency. Viene da chiedersi a questo punto come mai vengono redatti simili rapporti se fosse tutto un cumulo di sciocchezze a tutt'oggi. Poi un'altra cosa, un altro primato che noi abbiamo in Italia è avere diffuso, quando c'è stato il crollo istituzionale dell'Unione Sovietica, il dossier del KGB al mondo. Siamo stati informati da un nostro collega russo che si stava verificando, questo nel 94, che si stava verificando una situazione molto particolare, e cioè che due alti ufficiali, due ex alti ufficiali, perché lo Stato sovietico non esisteva più, del KGB, si accingevano a vendere una serie di dossier ai loro ex colleghi americani. Sapete, bisogna campare, no? Quindi, e questo nostro collaboratore russo era scandalizzato, dicendo, ah, ma come si fa, eccetera, eccetera, e ci ha fatto una proposta oscena.
Cioè ci ha detto, sentite, noi non lo possiamo fare perché io non sono in grado di immaginare cosa ci potrebbe succedere a noi qui a Mosca ora. Eravamo nel 94. Però se questa roba che noi abbiamo in fotocopia, non mi chiedete come mai, ve la diamo a voi, voi potreste anche divulgarla. Così almeno la CIA se lo compra, però almeno non resta in un cassetto. L'abbiamo fatto, naturalmente l'abbiamo fatto in maniera intelligente, nel senso che abbiamo mandato il materiale dopo averlo visionato, tradotto, agli enti di Stato e di Governo della Repubblica. Io ho ancora la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ci ringrazia per questo. Non che questo sia particolarmente importante, ma è per dire che è stata seguita una prassi responsabile e cristallina, come deve essere. E sappiate che per 12 anni il KGB, cioè il Servizio Segreto dello Stato Sovietico, ha dossierato casi ufologici con la stessa identica, con gli stessi identici criteri e con la stessa identica apparenza di quello che è successo in America come pure da noi. I russi chiamano UFO, Unidentified Flying Objects, nel Pochnani li tecnici oggetti, cioè oggetti volanti non identificati. È esattamente la stessa identica cosa. A questo punto devo raccontare una storia personale, perché è abbastanza importante. Vedete, io sono l'unico, mi risulta, non è colpa mia, abbiate pazienza, ma mi risulta che sono l'unica persona che ha ricevuto da uno Stato Maggiore d'ordine, con una lettera firmata da un generale, un generale battaglia, nel 1978, una serie di dossier che sono parte di quelli agli atti del Stato Generale di Sicurezza, che ci furono mandati in ragione di studio. Questa ve la dice lunga sul grado di serietà che evidentemente dovevamo avere, se no. Però la cosa interessante è che c'è questa lettera di accompagnamento, perché non abbiamo scoperto nulla in passato, questo è successo più volte, le autorità hanno fornito prova, hanno fornita così, per rimando, non in maniera ufficiale. Devo dire, l'aeronautica militare italiana si è sempre distinta per una notevole coerenza in quel che fa. Ricordo, anche se il colonnello Cattello l'ha detto, che già nel 54, quando ben prima della grande ondata del 78 con 2000 casi, un'enormità, fu questo che impose al senatore Andreotti e al governo Andreotti di creare poi quello che adesso sta facendo il reparto generale di sicurezza. Già nel 54, con circa un migliaio di casi segnalati, e tre copertine della Domenica del Corriere che furono dedicate al tema, quindi questo mi dice tutto, circa il grado di penetrazione della notizia della gente dell'epoca. Già nel 54 vi fu una dichiarazione ufficiale dell'aeronautica militare italiana che ammetteva che questi oggetti anormali erano stati visti da diversi ufficiali dell'aeronautica nel cielo litorale tirrenico, si ritorna alla Toscana. Torniamo un attimo, che non è casuale, non è affatto casuale, ma comunque questo è un altro discorso. Altro discorso, problema personale. È stato detto che dal 72 c'è stato un grado di attenzione maggiore. Sì, però io vi devo anche dire una cosa. Non è che dal 72 c'è stato un grado di attenzione maggiore. La roba in precedenza veniva anche registrata, ma vi ricordo che i documenti statali, dopo un certo periodo, possono essere distrutti, inceneriti. Questo lo fa qualunque ministero, chiedete. Esiste in aeronautica tuttora un timbro con un scritto distruggere dopo il, eccetera. E questo è in realtà, non sono fantasie. A questo punto vi devo dire che il 72 è importante per questo. Allora, nel 1970 io avevo 26 anni, almeno, avevo fatto tutti gli studi universitari, dovevo andare a fare militare. Oggi non si usa più, ma allora era dovere andare a servire la patria, e se tu a 26 anni, dopo aver ritardato, non ci andavi, veniva di carabinieri ad arrestarti. Allora io a quel punto o lo facevo con l'ufficiale, come soldato semplice, lo facevo con l'ufficiale, no? Ho fatto la domanda per l'ufficiale, c'era un concorso statale, l'ho vinto e l'ho fatto come ufficiale di complemento dell'arma di artiglieria. Purtroppo all'epoca, ieri come oggi, se non hai un calcio nel fondo schiena, insomma, è difficile che tu vada in posti particolarmente interessanti, e io mi ritrovavo senza nessuno sponsor dietro, per cui mi sono ritrovato, il mio malgrado, nella specialità più gloriosa. Cioè, su 130 del mio corso, i 13 che sono stati mandati alla terza brigata missili di Portogruaro, ebbene, c'ero dentro anch'io. Però è stata una cosa molto utile, non
tanto per l'esperienza in sé, essere dentro una grande unità NATO in un momento particolare della storia, no? In cui la guerra atomica era possibile da un giorno all'altro e in cui noi avevamo testate nucleari da guerra gestite da noi, chiaramente col permesso degli americani, è ovvio, non ci mancherebbe altro. Ma la cosa interessante è un'altra. La cosa interessante è che due mesi prima che il sottotenente Linotti si congedasse, il sottoscritto viene appunto convocato dal suo comandante di gruppo, il colonnello Raggi, il quale mi dice: tenente, sappiamo che lei si occupa di un certo problema, perché io, ovviamente all'epoca, come civile, già da tempo mi occupavo del tema. Ecco, dice, me lo conferma? Sì, sì, per carità, qual è il problema? No, no, dice, non c'è nessun problema. Senta, dice, lei se la sentirebbe di fare una conferenza agli ufficiali superiori della nostra unità su questo tema. Io mi guardavo e sta scherzando. Assolutamente, dice, sono serissimo. Se lei si sente all'altezza, si mette al lavoro e si prepari. E facciamo questa cosa. Vabbè, la cosa è stata fatta. Fu una cosa anche molto divertente perché la mia fidanzata, che viene per sentirmi, è stata tenuta al circolo ufficiale perché non era la clearance per poter entrare a sentirmi. Molto divertente. Comunque io ho fatto la conferenza. È stato un successo, anzi direi quasi un trionfo, per il semplice fatto che il generale comandante, Maggiorino Spalla, pretese successivamente la pubblicazione del testo sulla rivista militare, organo ufficiale dell'esercito, nel 72. Poi è successa un'altra cosa. Tornato alla vita civile, sono stato avvicinato da un amico, ormai posso dire, anche se purtroppo non c'è più oggi, di colonnello Michelangelo Primitera, che era l'ufficiale I del comitato della regione militare tosca-emiliana. In altre parole, era l'ufficiale di provvedimento. Guarda, ho detto, guardi dottore, io so che lei è un ufficiale, è un ex ufficiale, so che ha una notevole competenza in questo campo, dal momento che a me anche a me sono successe cose nel mio servizio, per cui mi sono imbattuto in queste cose, lei se la sentirebbe di farmi da consulente, se capita, eccetera, eccetera. E io l'ho fatto fino al 1980. Vi aggiungo che probabilmente è stato anche questo che ha fatto sì che i dossier dell'aeronautica la rilassero nel 1978, esattamente sì. Però la cosa che vi voglio dire, perché questo è molto importante, sono due. Allora, uno è che, diciamo, occuparsi seriamente del tema paga. Paga perché all'estero poi sei considerato. Io ho collaborato con il governo francese presso il Centro Spaziale di Tolosa, dove, per chi non lo sapesse, c'è il CEPAM, che è praticamente la commissione governativa statale scientifica del CNES, il Centro Nazionale di Studi Spaziali, sul tema dell'UFO. Loro hanno aperto il loro ufficio nel 1977 e hanno, pochi anni fa, messo online i 1700 rapporti che hanno gli altri, sono tanti milioni di più. Il 28% di questi, hanno detto ufficialmente i francesi, restano inspiegati. Tant'è vero che un rapporto francese recente, quello del rapporto Cometa, è significativamente intitolato a cosa ci si deve preparare, perché è vero che il UFO non offendono, siamo d'accordo, non ci sono. Ecco, poi vabbè, abbiamo altre cose, per esempio, dopo la grande ondata del 78, nell'80 io sono stato chiamato alla Camera dei Lords, la Camera Alta Inglese, a relazionare su questo tema. Non c'era nessuno in aeronautica all'epoca che mi ha affiancato, io l'ho chiesto. Non mi hanno risposto. Quando sono tornato hanno preteso la pubblicazione sulla rivista aeronautica della relazione presentata ai Lords. A questo punto perché vi devo dire questo? Vi devo dire questo perché nel 2 mesi prima che io mi congedassi, ripeto, succede questo fatto, ma c'è un dettaglio da dire. Mentre stavo preparando la mia conferenza, mi vedo arrivare, ma era normalissimo perché al nostro circolo ufficiale si mangiava meglio, ovviamente, no? Due colleghi americani, noi lavoravamo con i colleghi in ambito alato, con i colleghi americani, i gestori di certi materiali erano loro, non noi. Un capitano, un tenente, dello US Army, no? I quali arrivano praticamente, mi avvicinano, c'erano incrociati, ma niente di che, insomma, si presentano, poi mi dicono, senta tenente, ma è vero che lei sta preparando una conferenza sugli UFO? Sì, sì. Ah, dice, che cosa dice in questa conferenza? E io gli ho detto che cosa avrei detto, ivi inclusa l'ipotesi extraterrestre, che non li ha minimamente scandalizzati, anzi. Poi il capitano mi ha guardato e ha detto, ve lo dico in inglese, but you know that in the States we have the crash of crafts.
and the corpses of the pilots. Cioè, voi sapete che noi negli Stati Uniti abbiamo gli oggetti schiantati e i cadaveri dei piloti. Io ho guardato quest'uomo senza sapere cosa dire. Perché? Perché il primo a fare un riferimento a questo tema è stato, negli anni 50, uno che è stato uno dei padri dell'ufologia in Italia, il console Alberto Perego, diplomatico, che ha scritto un libro su questo argomento, e riportava un caso, quello di Hatzack negli Stati Uniti, in cui ci sarebbe stata la caduta di uno di questi oggetti, il recupero, eccetera, eccetera, da parte delle autorità americane. Solo che in America poi la cosa fu stroncata in breve tempo e fu detto che era tutta una bufala. Di conseguenza, nessuno in Italia si sognava di considerare questa cosa seria. Quando mi sono sentito fare questo discorso, sono rimasto perplesso e ho detto, ma questo chissà cosa mi viene a dire. Sennò che c'è un fatto. Nel 1979 in America esce un libro, accade la cosa. L'anno dopo esce anche in Italia, in tradizione italiana, dove per la prima volta si parla per esteso del caso di Roswell del 1947 relativo alla caduta di uno di questi oggetti e al recupero di esso, nonché dei suoi piloti cadaveri, naturalmente da parte delle autorità americane. Non voglio entrare nel merito di questo problema, a parte che sono stato l'unico italiano, ancora in epoca in cui si poteva fare, a operare negli Stati Uniti e a fare l'inchiesta con i testimoni diretti. Non ci sono sbagliato per conto. Questo è molto importante perché mi ha fatto toccare con mano il problema. Ma quello che io all'inizio non capivo è quello che poi è la realtà, e cioè il fatto che io sono stato oggetto di una confidenza da parte di un ufficiale di una nazione amica ed alleata che ha visto in me un partner che lavorava con lui e che, essendo in divisa, sarebbe stato necessariamente tenuto al riservo che normalmente si usa in un momento del genere. Non ci avevo scritto sulla mia stelletta che due mesi dopo tornavo dalla vita civile, però questo è stato fatto. Ve lo dico perché dopo ci è capitato di tutto, per esempio il colonnello Filippo Corso, che ha lavorato con il presidente Eisenhower e che ha detto a chiare lettere che da quel l'evento di Roswell è stata risulta tecnologia che gli Stati Uniti hanno utilizzato notevolmente per il proprio avanzamento scientifico. Non entro nei dettagli che sarebbe interessante, ma ci potrebbe dire poco. Aggiungo anche un'altra cosa. Il discorso di oggetti schiantati ultimamente ci ha lasciato veramente perplessi. Perché? Prima è stato menzionato il Freedom of Information Act, la legge sulla libertà di informazione. Bene, voi sapete che qualche volta la destra non sa cosa fa la sinistra. Allora, noi abbiamo avuto all'ultimo congresso di San Marino, dove si fa, un ospite particolarmente valido, e cioè Jean-Gabriel Gresley. Chi è questo signore? Francese, abita a Parigi, ha fatto il pilota, il cadetto, pilota militare in istruzione presso l'aeronautica militare americana quando aveva 20 anni. Poi ha fatto il pilota da caccia in Francia, nell'Armée de l'Air, successivamente ha fatto il pilota civile ad istruzione. Fa parte dell'Associazione Aeronautica Astronautica Francese, è una persona che adesso scrive i libri, ne ha scritti 4, l'ultimo è una bomba, Genesi di un segreto di Stato. Bellissimo libro, uscito in Francia, gli americani si sono ben guardati dal tradurlo in inglese. Che ha fatto Jean-Gabriel Gresley? Lui sapeva come muoversi, è stato in America tanto tempo, è andato a usare il Freedom of Information Act in maniera molto furba. Ha richiesto i documenti al Ministero della Giustizia. È venuta fuori qualcosa di molto interessante. Allora, ci sono due lettere che sono agghiaccianti, perché sono una del 42 e l'altra del 44. E parlano da sole. La prima è la lettera del generale Marshall al presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt, in cui si informa il presidente di una cosa che è un tantinellino diversa da quello che noi sappiamo. Per chi non lo sapesse, nel 42, nel febbraio del 42, ci fu la cosiddetta battaglia di Los Angeles. Forse non ne sapete nulla, ma vi spiego cos'è. La battaglia di Los Angeles è dovuta al fatto che una sera del febbraio del 42 dei corpi volanti luminosi appaiono sulla costa californiana. C'era già stata Pearl Harbor. È il panico.
I fasci della contraerea inquadrano questi oggetti, vengono sparati in 20.000 salvi contro questi intrusi. Si teme che i giapponesi siano arrivati in California. Non era così. Non è successo nulla, non c'è stata nessuna bomba caduta, nessun danno. I giornali ne hanno parlato per 2 giorni con le foto, le fotografie degli oggetti e dei fasci che li illuminano. E agli altri. Nessuno ci ha pensato più 3 giorni dopo, perché c'era la guerra e quindi vabbè, chi se ne frega, pazienza. Solo chi si occupava di UFO in ambito militare, dopo, Project Blue Book ha cercato poi dopo di fare il collegamento, però insomma vabbè, sempre quello anche durante la fine della seconda guerra mondiale c'erano i cosiddetti UFO Fighters, che inglesi e americani intercettarono i cieli della Germania, che non erano altro che UFO, ma li chiamavano così, caccia infuocata. Vabbè. A questo punto cosa succede? Succede che la relazione ufficiale, che non è successo nulla, invece no. La lettera del generale Marshall dice al presidente che a seguito di quell'azione sono stati abbattuti 2 velivoli. Uno è caduto in mare, è stato recuperato dalla Marina. Il secondo è caduto nell'entroterra, sulle montagne di San Bernardino, ed è stato recuperato dall'esercito. In maniera molto stringata, il generale dice al presidente che da un primo esame sommario questi velivoli non apparirebbero come mezzi di costruzione normale e terrestre. Punto. Chiede al presidente la costituzione di una commissione di studio. Non se ne sa più nulla. Questa è una lettera del 42. Poi c'è una lettera del 44, firmata dal presidente, questa volta, che dice, nelle prime righe, una cosa che a molti è sfuggita, ma è molto interessante. Il presidente dice che le tecnologie desunte dagli oggetti celesti. Cosa sono gli oggetti celesti? Devono assolutamente e perentoriamente essere utilizzate per vincere nel più breve tempo possibile la guerra contro la Germania nazista e il Giappone. Qualunque altro discorso che riguarda questo tema dovrà essere procrastinato. Punto. Allora, noi vediamo brandelli di documenti ufficiali e brandelli di verità. È normale che se davvero le cose stanno come io mi sono sentito dire, le cose non andrebbero più come prima, dopo. Vedete, 2 anni fa io ho rappresentato l'Italia, su richiesta, a un evento un po' particolare, un'intera settimana di lavori a Washington, al Circolo Nazionale della Stampa, dove praticamente un gruppo di rappresentanti, membri della Camera dei Rappresentanti, guidati da un senatore, il senatore dell'Alaska per essere esatti, hanno riunito 70 esperti mondiali, 70 comunque, con lo scopo di interrogarli sul tema degli UFO, perché evidentemente si erano resi conto che il governo USA non informa i propri rappresentanti di questo tema ufficialmente. No, non ci risulta nulla. Vabbè. Questi si sono resi conto che non era ovviamente così e allora hanno fatto questo evento. Io mi sono ritrovato su Sole 24 Ore inopinatamente perché avevano chiesto a me di venire e ancora prima che lo sapessi è venuto fuori sulla stampa, ma comunque la cosa interessante è che nel corso di questo evento io mi sono trovato di fronte persone come per esempio l'ex vice premier del Canada, per 3 volte ministro della difesa, Paul Elieri, 80enne, lucidissimo, con cui tutti puoi tranquillamente parlare e dice, ma insomma, ma di che parliamo? Noi abbiamo astronavi extraterrestri che vanno e vengono tranquillamente, i governi lo sanno, ma devono tacere perché hanno paura che la reazione della gente non sia quella giusta. Allora, se le cose stanno così, e le cose stanno così, piaccia o meno, e a questo punto io lo devo dire dopo 50 anni, perché se no non mi guarderei più in faccia la mattina quando mi faccio la barba, se dovessi dire il contrario, allora capite che il discorso è complesso. È complesso perché c'è da informare un'intera cultura planetaria che le cose non stanno come finora ci sono state dette. E questo apre tutta una serie di problemi. Già nel 57 Jung, il più grande discepolo di Freud, uno dei più grandi brillanti menti del XX secolo, si è occupato dell'UFO e a parte una sua teoria psicologica, che però lui stesso dice non essere in grado di spiegare tutto, lui riteneva che la percentuale spiegata si potesse spiegare solo con visite dallo spazio. Ma quel che è peggio
è che da psicologo lui diceva: attenzione, perché se è così qui è un grosso problema, perché gli scoperti siamo noi, i parenti poveri siamo noi, quelli che subiranno delle conseguenze siamo noi, perché la storia ci dice che quando una civiltà superiore contatta una civiltà inferiore è la civiltà inferiore che ne risente, e su questo non c'è dubbio. Quindi, diceva lui, c'è solo da curarsi che questi signori, sì, vabbè, vanno, vengono, ma non prendano mai contatto fino a che noi non si sia in grado di reggerlo, perché sennò sarebbe il caos totale. Ed è questo il terrore dei governi. Rendetevi conto di una cosa: nel momento in cui si sapesse che le cose stanno così, gli Stati Uniti d'America, la massima potenza planetaria, tornerebbe a diventare una nazione come tutte le altre. E voi credete che questo piaccia oltre Atlantico? Manco un po'. Allora, questo forse spiega il famoso fuori onda di Medvedev un paio d'anni fa, no, 3 anni fa, quando fuori onda, intervistato da un'intervistatrice che poi gli ha fatto una domanda personale, dice: senta Presidente, ma sta storia degli NL8, di UFO, come va? E lui gli ha detto: ma signorina, che le devo dire? Quando si arriva alla mia posizione ti danno la valigetta dei codici nucleari e ti danno anche un grosso dossier su questo tema, perché questi sono qui. Solo come facciamo di lavorare? Punto. Vi dico un'altra cosa: l'anno scorso, non quest'anno, abbiamo fatto venire a San Marino la pronipote del presidente americano Eisenhower. Non che valga molto questo, con una sola differenza: che lei è la pronipote di Eisenhower e altri no. C'è la leggenda, o la voce, se preferite, da sempre, che il presidente americano Eisenhower, e questo è vero, in un certo giorno in cui è davvero sparito, e che alcuni dicono è dovuto a una estrazione dell'aria che lo ha bloccato totalmente per quella giornata, si sarebbe incontrato, era stato tutto preparato, presso la base di Edwards al Muir Camp Field, con una delegazione ufficiale di piloti extraterrestri, con cui ci sarebbe stato un dialogo molto chiaro, e sarebbe stato chiesto: cosa fate? Lo raccontate alla gente come stanno le cose o no? E il presidente avrebbe risposto: we can tell the people, non possiamo dirlo alla gente, ci salta tutto in mano. Sembra che i suoi interlocutori abbiano capito, però c'è un fatto: se è vero come è vero che il grado di comprensione del tema ancora 30 anni fa era che a malapena il 30% della gente accettava questi concetti, signori, oggi il rapporto si è ribaltato. I sondaggi di opinione ci dicono che oltre il 70% della gente dà per scontato che gli extraterrestri esistano necessariamente, che possano raggiungere la Terra e che possano essere extraterrestri. A questo si aggiunge un'ultima cosa. Questo ce lo dice la realtà dei fatti e la realtà dei dati. Poi c'è anche un altro atteggiamento che vale la pena di rimarcare. Cosa succederebbe se i governi che hanno ingannato finora la gente dovessero rendere conto di questa cosa? Ho l'impressione che tanta gente che oggi è in politica se ne andrebbe a casa per sempre. Questo non è molto bello. Quindi è probabile che forse solo le autorità etiche e religiose potrebbero in qualche maniera restare in piedi. E non è un caso che due ambienti si sono distinti. 3 anni fa il Dalai Lama, sua santità, il Dalai Lama, per i buddisti, no? È stato intervistato a lui, gli ha chiesto: ma lei cosa pensa degli alieni? E gli ha detto: gli alieni, ma tutti sanno nel buddismo che gli extraterrestri esistono e non sono diversi da noi. L'intervistatore l'ha guardato e fa: grazie. Operiamo un salto, andiamo dall'altra parte dell'Atlantico, no? Allora, a Roma, noi abbiamo la Chiesa Cattolica. Bene, dal 52, la prima grande ondata globale di UFO, c'è stato un gesuita, padre Francis Conner, che già allora ha detto: guardate, che può essere che noi siamo visitati da esseri extraterrestri. Non c'è niente di inconciliabile col cattolicesimo. Anzi, solo che non se ne è accorto quasi nessuno.
Poi negli anni 60 e 70 è avvenuto qualcosa di peggio, o se preferite di meglio. Padre Domenico Grasso, insigne teologo gesuita, va a scrivere una lunga serie di articoli sulla realtà della vita extraterrestre, sapete dove? Non sul bollettino parrocchiale o sulla rivista La Croix, rivista religiosa ma di scarsa importanza, su cui aveva scritto Padre Colombo. No, sulla Civiltà Cattolica, l'organo ufficiale dei gesuiti. Poi l'amico personale, mi ha fatto anche la prefazione dei miei libri, tutti 40, ma poi ho detto che ne ha fatto questa prefazione poco prima di morire, Monsignor Balducci, che qualcuno di voi si ricorderà perché è andato in televisione tante volte, noto più che altro come demonologo e teologo, ma poi è diventato, scherzosamente, è stato chiamato come l'ufologo del Papa. Perché? Perché praticamente ha cominciato a venire ai congressi ufologici a livello mondiale, prima è stato a sentire, e poi un giorno mi ha detto, dottore, ma io posso anche intervenire? Monsignore, si accomodi, ma una persona che è stata da sentire, è stato, se gli dice di no, ci mancherebbe. E da quel momento lui ha cominciato a dire, guardate che noi siamo visitati da esseri extraterrestri, questi sono navi spaziali, quindi non ci perdiamo più. Ah. E quando gli abbiamo chiesto, senta Monsignore, bella questa cosa, ma lei parla, ma evidentemente parla a titolo personale, la Chiesa cosa dice? E lui ci ha detto molto tranquillamente, vedi, dottore, lei sa meglio di me che se uno di noi dice qualche cosa che potrebbe non andare bene alle gerarchie sopra di noi, ce lo dico. Ah, e a lei gli hanno detto qualcosa? No. Ultima cosa, mi spiegate come mai l'Accademia Pontificia 4 anni fa ha fatto il primo congresso Chiesa di Lucia a porte chiuse dentro le mura leonine nella città del Vaticano? Non c'era un rappresentante italiano, non siamo considerati qualificati, e hanno ragione su questo tema. Non è casuale. E non è casuale che il responsabile della specola vaticana, Padre Funes, Gabriel Funes, altro gesuita, argentino, astrofisico, come Bergoglio, argentino e gesuita, insediatosi il giorno dopo ai vertici della specola vaticana, che è praticamente l'osservatore astronomico del Vaticano, concede un'intervista all'osservatore romano, che poi è diventata storica, perché il titolo era L'extraterrestre mio fratello, dove lui ha detto, l'universo brulica di vita, quindi è impossibile che un giorno noi non incontreremo civiltà avanzata nel cosmo. E quando questo avverrà, dovremo considerare questi altri come nostri fratelli del cosmo. Beh, ultima cosa, il Papa. Papa Francesco. Papa Francesco, poco più di un anno fa, ne ha fatta un'altra delle sue, non per fare così delle cose particolari. Io ero al Salone del Libro per una manifestazione, mi informò della cosa, poi mi sono andato a sentire cosa ha detto, sono rimasto anch'io abbastanza perplesso, però è chiarissimo. Allora, lui ha detto testualmente, quindi virgoletto, la Chiesa non può sottrarsi a nulla. Vedete, se per esempio un giorno una delegazione di marziani e i giornalisti di fronte al pubblico hanno guardato stranzando troppo, hanno pensato tutti, ma che sta dicendo? Lui ha capito e ha detto, i marziani, quelli che i bambini immaginano, venisse da noi e ci chiedesse, vogliamo essere battezzati? Cosa potrebbe mai fare la Chiesa? Non ha detto una sillaba di più. Ci sono stati dei vaticanisti, che almeno vengono chiamati così, che hanno addirittura, non capendo un accidente del perché di questa cosa, detto, ma forse voleva alludere ai gay. Non l'ho scritto io, Io ho la tessera dell'ordine dei giornalisti da 40 anni, ma vi dico veramente, c'è gente che insomma prima di scrivere dovrebbe stare molto attenta a quello che fa. Lasciamo bene. No, ma la cosa interessante però è che non è una coincidenza, perché 6 mesi dopo, ma guarda un po', un altro membro della specola vaticana, americano, bello, più giovane ovviamente di tutti gli altri, che va spesso in televisione oltre l'Atlantico, piace tanto, padre Guy Consolmagno, scrive un libro, Would you baptize an extraterrestrial? Battezzeresti un extraterrestre? Ma guarda che tempismo, no? Invito voi tutti
a leggere un libro che è uscito 3 anni fa del teologo Armin Kreiner, che è pubblicato dal Vaticano, che è praticamente come se fosse pubblicato dal Vaticano, che è intitolato Gesù, gli UFO e gli alieni, ed è un libro serissimo e assolutamente importante per chi volesse farsi un'idea. Quando poi senti Monsignor Basti, che è uno scienziato della Pontificia Università Lateranense, che 3 mesi fa, 4 mesi fa, si azzarda a dire che quando si parla nel 6° capitolo della Genesi dei figli di Dio e delle figlie degli uomini che copularono, e i figli di Dio erano gli angeli, tanto per essere chiari, su questo non c'è dubbio alcuno, beh, dice, può darsi che lì si configuri la realtà di un contatto con extraterrestri. Non l'ho detto io, l'ha detto Monsignor Basti. Io mi fermerei qui, perché non voglio sforare, con una sola conclusione. Allora, 50 anni fa, il 26 di settembre, in un teatro di Torino, sono state gettate le basi del Centro Ufologico Nazionale, che è considerato all'estero e anche in Italia un'associazione privata quanto volete, a confessionale, a politica, non avete fine di lucro, che studia come finalità lo studio e la divulgazione del fenomeno UFO. Da 20 anni noi abbiamo perfino la nostra rivista edicola, va tutto bene, non ci lamentiamo, continuiamo il nostro lavoro, auspichiamo un maggiore rapporto con le autorità, perché chi vi parla, ve lo posso dire tranquillamente, ha avuto contatti nel corso della sua esistenza con tutti i leader politici di tutta la scena italiana, prima, seconda, repubblica. Quindi, però il problema è che lavorare con i politici è un problema, perché tutti quanti si chiedono, gli UFO pagano? No, gli UFO non pagano, anzi, gli UFO possono essere molto scomodi, perché rendono tutto molto livellato e molto democratico, perché non ci sono soggetti in situazione privilegiata, manco un po'. Siamo tutti sullo stesso piano. E un'ultima osservazione che è stata notata, veramente ultima, non c'è sicuramente nulla da temere da queste presenze, per un semplice fatto, perché in quasi 70 anni, al di là di certe cose che possono essere state dette e scritte, credetemi, noi siamo ancora qui, nessuno ci ha toccato. Se ci fosse stato un altro approccio, la guerra dei mondi sarebbe scoppiata 4 o 5 volte, ve lo dico io. Quindi continuiamo, noi come studiosi del tema, a livello italiano e mondiale, rappresentando l'Italia oltre i nostri governi. Diceva giustamente Kissinger, gli italiani vanno benissimo nel mondo, nonostante i loro governi. Non l'ho detto io, l'ha detto Kissinger. Bene? Grazie. Preventivato, quindi adesso facciamo un pochino in ritardo la pausa caffè, vi chiedo di farla breve, 10 minuti. Chi di voi ama i social? Grazie Roberto per questo omaggio, sarà il tuo ultimo libro sicuramente. Chi ama i social può twittare, perché abbiamo lanciato l'hashtag Figli delle Stelle, quindi magari i vostri commenti, il vostro giudizio. Ci vediamo fra 10 minuti, a tra poco.